Oggi una visita a Caltanissetta per farle vedere cosa significa per la Settimana Santa per i Nisseni e anche una richiesta all'UNESCO di riconoscimento non solo della Real Maestranza, ma a questo punto la richiesta scatta anche per le Vare. Cosa ne pensa lei e come porterà questo impegno? Caltanissetta è un posto che non conoscevo, oggi è la prima volta che vengo. Penso che qua ci sia da lavorare, ma ci sono tutte le premesse per fare un ottimo lavoro. Quello che vedo è che c'è un patrimonio di cui la città si è fatta carico fino adesso, che sente come proprio e che ha solamente voglia di portare avanti nel miglior modo possibile. Questa potrebbe essere un'opportunità per l'intera città. Uno sviluppo di tipo culturale che potrebbe, a mio avviso, anche avere delle conseguenze a livello economico e lavorativo. Quindi l'auspicio è di capitalizzare su quello che c'è e fare sempre del proprio meglio. Per quello che riguarda l'UNESCO, io vorrei fare un discorso un pochino più ampio e parlare del patrimonio dei beni immateriali. Noi abbiamo tutta una serie di grandi. Da Venezia, le statue, i dipinti del Rinascimento e quant'altro, questo lo sappiamo già, sappiamo che c'è, è una parte importante del nostro patrimonio culturale. Abbiamo però anche una serie di iniziative, di situazioni come quella che ho visto questa mattina qui a Caltanissetta e che prende vita durante la Settimana Santa, che a mio avviso è altrettanto importante a livello di patrimonio culturale e va valorizzata. Spero proprio che lavorando insieme all'UNESCO si possa giungere a valorizzare, a riconoscere questa e altre situazioni simili in giro per l'Italia, che bisogna vederle da vicino per rendersi conto di quello che sono, perché la dimensione fa una grande differenza. Io avevo visto dei filmati prima, ma non è esattamente la stessa cosa. Infatti non so se ce la farò, ma sono molto curioso, sarei molto curioso di vederlo dal vivo, cioè quando vengono portate in processione e che cosa può rappresentare. Esporre quel tipo di stato e quel tipo di vare all'interno di una città come questa.